Worker quantici, buonasera. Ho deciso di fare questo video per riproporvi l'esercizio di presenza che abbiamo fatto ieri. Quindi portati già avanti, mettendoti in una posizione comoda, faremo una piccola, no, no, non è neanche una visualizzazione, un piccolo esercizio però che richiede la tua postura eretta, senza incroci di gambe e mani e con i piedi poggiati a terra, mi raccomando. Quindi mentre tu ti prepari, vero che ti stai già preparando mentre parlo. Ti spiego perché è importante. Avere la presenza nel quotidiano, quindi quello stato, nel libro lo spiego proprio a livello fisico. Comunque, quando noi siamo presenti, abbiamo i superpoteri. Attingiamo un'intelligenza superiore rispetto alla nostra e siamo nel flusso, sempre. E si può essere in questo stato di presenza sempre, un po' come essere in meditazione mentre faccio le cose. Le persone straordinarie, nei loro spettacoli, specifici settori, sono persone che riescono ad essere in uno stato meditativo mentre fanno quella cosa. Sono in quello stato meditativo inconsapevolmente, cioè loro non lo sanno e gli viene dato dal profondo amore che hanno per quella cosa. Ma questo stato gli consente di fare veramente la differenza. Io sono così quando sono sul palco nel network marketing, è una cosa che mi ritrovo e infatti ho sempre notato questa cosa e le mie ricerche mi hanno portato a trovare la soluzione. Non l'ho trovata io, le soluzioni le trovano altri, noi cerchiamo, troviamo solo le informazioni. Bene, la presenza è tutto quello che cerchi, anche con le meditazioni, lo stato di presenza, di attenzione, di vigilanza, uscire dal loop dei pensieri subconsci. I pensieri non sono mica i tuoi, tu sei pensato dai tuoi pensieri. Funziona in questo modo. Immaginate che intorno a te, nel tuo ambiente, tu abbia un miliardo di cose in più intorno che ti influenzano rispetto a quello che vedi, tutto quello che vedi, le persone, tutto, tutto. A livello energetico, su un piano non visibile, sui piani sottili, abbiamo un miliardo di influenze più grandi di quello che vedi intorno. Quindi immaginati quanta roba intorno che ti influenza. Perfetto. La risposta dei programmi subconsci a questi input che ricevi ogni millisecondo dall'ambiente sono i tuoi pensieri. I tuoi pensieri, quindi per il 99% delle volte i tuoi pensieri non sono i tuoi, sono sempre armonici con le tue credenze subconsce, senza fare tanti giri di parole. Nel momento in cui tu recuperi la presenza, stoppi questo processo e ti colleghi a un campo di intelligenza superiore dove puoi scaricare le informazioni che ti servono al momento, a livello inconsapevole. Questa è la cosa bella e che funziona senza che tu lo sappia o lo voglia. E come si inizia a avere questo stato di presenza, questa aura potentissima che ti consente di vendere senza parlare? E a me mi capita spesso, a me capita spesso che le transizioni commerciali o le vendite o tutto nei meeting vadano come voglio senza aprire bocca, perché la nostra aura informa molto di più della nostra parola, ma tanto di più, eh? Il paraverbale nella comunicazione già conta. Ma l'aura conta molto di più del paraverbale, ok? Come arriviamo a questo? Con tanto studio e con tanta pratica. Partiamo dalla prima elementare, dalle basi, che è rimanere 3 minuti in uno stato di presenza. Fatto questo esercizio, ti darò un esercizio da fare a casa e sono sicuro che tra un mese mi ringrazierai, ok? Quindi adesso spero che tu abbia preso la tua posizione. Io continuo a parlare, non ti preoccupare, va fatto con gli occhi chiusi. E quindi faremo una pratica di centratura e di radicamento, ok? Quindi trova una posizione comoda che permetta all'energia di fluire, quindi niente incroci, e quando sei pronto o quando sei pronta, chiudi gli occhi. Parti subito con l'accettare tutte le condizioni esterne che ricevi. I piccoli rumori, magari il piccolo ronzio che senti da questa Zoom. Le piccole interferenze che noti intorno a te, accoglile, accettale. Va bene così. Non vorrei nulla di diverso adesso. Inizia a sentire la stabilità del tuo corpo in questa posizione. Con gli occhi chiusi, inizia a puntare lo sguardo su un punto fisso, proprio davanti a te, senza mettere a fuoco
iniziando a spostare l'attenzione al tuo respiro. Ascolta l'aria che entra e riempie i polmoni e la pancia. Poi l'aria che esce e comprime il torace alzando il diaframma. Entra nella profondità del respiro e ascolta la sua lunghezza. Entra anche nella profondità del silenzio e anche qui ascoltane la lunghezza delle pause. Sacro silenzio e sacro respiro. Ascolta la vita che ti respira. Sposta adesso l'attenzione al battito del tuo cuore. Ascolta la vita che pulsa dentro di te. In questo organo che origina tutto e ti connette a tutto con le sue emanazioni. Diventa tutt'uno con la vita che ti respira e che pulsa dentro di te. Mentre continui a curare il respiro, porta l'attenzione ai piedi sul pavimento. Senti le dita dei piedi come fossero delle radici sprofondare nel pavimento. Immagina di attraversare il pavimento e sprofondare nelle fondamenta e immergiti giù con le tue dita nella madre terra, fino a raggiungere il suo cuore rosso. Immergiti nel cuore pulsante della madre terra e quando sei lì, attingi tutta l'energia di cui hai bisogno. Sì. Mentre lo fai, esprimi la tua gratitudine per madre terra, sempre pronta a donarti forza, coraggio, determinazione, entusiasmo, gioia, amore incondizionato e tutto quanto di più bello riesci ad immaginare. Senti questa connessione energetica tra te e lei che passa attraverso i tuoi piedi. Un flusso di energia che sale e che scende e che inonda i piedi e le gambe, salendo all'addome, il torace, le spalle, le braccia, le mani e poi su alla gola, il collo, il viso e tutta la testa. Che sensazione meravigliosa. Ora permetti a questa energia di uscire dalla sommità del tuo capo, dal chakra della corona, come un raggio di luce bianca, liquida, brillante, che raggiunge e si immerge nella fonte, l'universo, fonte di tutta la vita. Osserva e percepisci la luce mentre illumina ogni parte buia del tuo corpo. Luce. Prima tutto l'apparato fisico. Prima tutto l'apparato fisico, dai tuoi arti, agli organi, alla pelle. In seguito illumina la tua parte mentale, dove hanno origini i tuoi pensieri. Adesso illumina tutta la parte emozionale, che costituisce un vero e proprio corpo in cui sono immagazzinate tutte le tue emozioni. E infine
la tua parte spirituale, la connessione con l'intelligenza superiore. Continua a concedere a questa luce di entrare e uscire, scorrere attraverso di te e registra dentro di te questa sensazione. Centrato, centrata, sicuro, sicura, al sicuro, vigile, intelligente, magnetico. Magnetica. Cerca di riconoscere che questa luce entra quando ti arrendi, quando molli, quando sei te stesso e fai quello che vuoi fare. Ed è fatta di puro amore incondizionato, che permea tutto e ti connette con tutto. Guarda che bello. Sentilo e registralo dentro di te adesso. Continua a concedere alla luce di entrare e uscire e nota come non riesci più a contenerla dentro di te e lei si espande oltre al tuo corpo fisico, creando la tua aura e informa tutto quello che hai intorno, senza bisogno di parlare. La verità non ha bisogno di essere raccontata a parole, può essere solo irradiata. Guarda il tuo magnetismo e infine riconosci come questo stato è disponibile per te sempre, basta che tu lo desideri. Ed è possibile quando il tuo cervello, la tua mente respira insieme al tuo cuore, all'unisono, tutto il corpo insieme che respira, aria dentro, aria fuori. E quando sei pronto, quando sei pronta, con il tuo tempo, senza fretta, riapri gli occhi. Beh, devo dire che anche solo raccontandotelo ho avuto accesso anche io a uno stato veramente di presenza, di calma, di quiete importante, dove veramente ci sentiamo capaci di tutto. Ecco cosa intendevo nella scorsa call registrata sul canale qui di Network Marketing Quantico. Quando dicevo che non puoi diventare una cosa che sei già, non c'è bisogno che ti fai il mazzo per diventare una cosa che è già dentro di te. Probabilmente invece di fare come quello che ci insegnano tutti, di andare a costruire dei costrutti sopra con tecniche, impara quello, impara quell'altro, diventa questo, diventa quell'altro, forse invece devi solo prendere il motopicco e scavare all'interno di te, raggiungendo la tua vera essenza, togliendo tutto quello che ti ha voluto far credere su di te, sul sistema, andando dritto nel viaggio verso il centro di te. Beh, lo faremo insieme. Spero sia stata utile questo minuto di presenza insieme. Ne faremo tanti altri. Un abbraccio.